want you to see. It looks something like you. Nove-dieci spettacolo replica questa settimana con l'appuntamento del venerdì. Il teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga e l'attore Edoardo Costa protagonisti di questo numero. Ma The Change è il libro che adesso è uscito in libreria, su Amazon, lo trovi dovunque, ma è l'annuncio, proprio il proprio megafono, di una piattaforma che si chiamerà proprio The Change, che uscirà online, penso forse già settimana prossima. Questa è un'esclusivissima. Siamo contentissimi. Non lo che sa qui, nessuno. Qui da noi. È un'esclusiva che non sa nessuno. Ci sto lavorando da più di 3 anni e siamo pronti a lanciarla online. Quindi lì ci saranno tutti gli strumenti. Meditazione, tutta la spiritualità, i testi vedici di Sutra dell'Otto, il Bhagavad-gita, la Bibbia, tutti i testi, i grandi profeti maestri, l'interpretazione, come vengono, cosa vuol dire spiritualità e cosa vuol dire religione, quali sono le domande che ti devi fare, non dar sempre le risposte a tutto. E poi c'è tanto coaching, quindi crescita. Tutti gli strumenti della PNL, di grandi maestri con cui ho lavorato in America, saranno corsi da fare virtuali che si possono acquistare, ci saranno personaggi straordinari che interverranno nei podcast che io porterò. Edoardo, noi ti ringraziamo per questo, aspettiamo allora questa piattaforma, questa lunga chiacchierata e insomma io credo che abbiamo fatto felici anche però, fammelo dire, anche delle tue fan che comunque non ti hanno mai abbandonato, te lo dico perché ho delle amiche che non ti hanno mai abbandonato. Ma spero, io sono felicissimo, anzi verrò ancora a trovarvi se mi volete, io verrò ancora qui. Noi ti ospitiamo volentieri. È bellissimo, Arezzo è posto stupendo, la Toscana è meravigliosa e poi si sente l'energia bella, si sente l'energia delle persone belle e io sono qui volentierissimo a fare questo lancio di un qualcosa che spero possa diventare, perché il mio obiettivo è quello di riuscire a portare la saggezza nell'intrattenimento e a fare quel qualcosa, aiutare milioni di persone a fare quel cambiamento, il The Change, che magari hanno sempre desiderato fare nella vita, trovare il loro scopo nella vita, non fermarsi davanti. Io dico sempre in tutti i miei post, chi mi segue sui social, alla fine di ogni post scrivo never give up, non mollare mai, live with passion and never give up, vivi con passione e non mollare mai. Grazie Edoardo. Grazie a te. Presentata la stagione del teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga, da gennaio a maggio questa chicca del territorio senese aprirà le sue porte, pensate, per ben 40 volte con 40 spettacoli. Questo è un po' il tema che abbiamo scelto per quest'anno, innanzitutto perché l'ultima stagione, con i limiti Covid che purtroppo abbiamo vissuto tutti, eravamo obbligati a tenere la mascherina in teatro, quindi anche quando si mostrava un bel sorriso non riuscivamo a vederlo. La stagione di prosa sono 8 spettacoli, non sono appunto spettacoli comici, ma sono spettacoli che vogliono fare riflettere anche attraverso l'umorismo, che a volte sfiora anche un po' il cinismo. Avremo diversi artisti che probabilmente conoscete, ad esempio Paolo Hendel, che con il suo spettacolo Toscanacci cerca di tornare un po' all'umorismo classico toscano, quello alla Roberto Benigni, quello alla Carlo Monni, per capirsi, alla Leonardo Pieraccioni. E poi l'altro artista che sicuramente conoscete è Lucia Poli, la sorella di Paolo Poli, che presenta uno spettacolo dedicato a un pianoforte. Ci racconterà una serie di storie, dal pianoforte grande al pianoforte più piccolo. E poi ovviamente abbiamo tanti altri spettacoli e quindi vi invito a scoprire la stagione sul sito del Teatro Pinsuti e sul sito del Comune di Sinalunga. Poi abbiamo per la prima volta una piccola stagione di concerti, saranno 3 concerti che abbiamo definito stagione di musica comica. In quel caso sì, sono davvero degli spettacoli tutti da ridere. E poi la rassegna che invece ritorna, che è quella dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, la domenica pomeriggio, 4 appuntamenti con 4 spettacoli dedicati al mondo della fiaba. Partiamo con la stagione 2023 e quindi davvero è dedicata al sorriso, quindi lo dice il titolo, insomma, quindi dopo gli anni passati del Covid che ci hanno visto mettere in piedi stagioni, diciamo, un pochino più approssimate, insomma, e quindi senza la certezza della riuscita della realizzazione,
oggi siamo un po' più certi, insomma, guardiamo anche avanti in una prospettiva futura ben triennale, per cui la possibilità di fare programmazioni più importanti. Il teatro, insomma, poi è espressione, è sorriso, e vogliamo offrire ai nostri cittadini una stagione dove si possa venire qui, divertirsi e soprattutto sorridere, perché ce n'è davvero bisogno. Il taglio che definiamo noi nazional popolare, nel senso che è un taglio che serve per portare tutte le fasce d'età al nostro teatro, quindi ci saranno spettacoli per bambini, 3, spettacoli per i più giovani di musica comica, 3 spettacoli, 8 spettacoli di prosa che vanno bene sia per i grandi che per i piccini. Sarà una stagione molto divertente, una stagione che speriamo sia partecipata anche dal pubblico del nostro paese e non solo, perché il teatro è la casa di tutti, quindi speriamo che vengano tante persone ai nostri spettacoli. Da oggi è già possibile fare le sottoscrizioni, ci sono vari format, il format con 8 spettacoli di prosa, oppure un format che consente di scegliere tra 8 spettacoli o prosa o i 3 spettacoli di musica. Ci sono delle agevolazioni per gli over 65 e per gli under 25, ci sono delle agevolazioni per i soci coop, quindi ci sono varie situazioni, possibilità e attenzioni che noi abbiamo concordato con i gestori per far sì che venga, come dicevo prima, che vengano più persone possibili nel nostro teatro. Ed è tutto anche per questa settimana. Arrivederci alla prossima. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.